Amici della Pallina Vulcanizzata, il più cordiale buonasera e ben collegati in diretta col Pallalido di Valdagno, giornata numero 23, turno infrasettimanale del massimo campionato di hockey pista italiano. Stasera contendasi tre punti in palio in quella che è diventata negli anni una classicissima, la Recalac Hockey Valdagno 1938 e l'Hockey Bassano. Andiamo ad individuare gli starting five delle due formazioni. Bassano gioca con Jimenez e Garcia, poi vediamo anche Zen a difendere la gabbia, abbiamo detto il numero 18, Mauro Dal Monte. Vediamo anche lo starting five valdagnese, diciamo, in porta Massimo Cunegatti, Mattia Ghirardelli e Juan Lopez dietro, davanti i due San Juanini, Luca Sordognez con il 9, col numero 8 il Maxi Orust, l'altro argentino di San Juan. Zen Garcia, che ha un po' il ruolo di playmaker, gioca abbastanza lontano, bello il controllo di palla, buono anche l'assist dentro, bloccato Maxi Orust col numero 8, oh, bomba dentro! Pallina che si infila tra il palo e la linea, ma non la varca, e quindi occasionissima anche per il Valdagno. A 12:40 rimane retroporta, tutto chiuso, Ghirardello e Bicego. La conclusione di da lontano di Giovanni Zene, un po' coperto. È coperto Massimo Cunegatti, quindi il Bassano si porta in vantaggio, 10:46 alla fine. Garcia bloccato, Aguaron ancora, bomba! Pablo Aguaron, il numero 8 bassanese, stavolta trova il 7. Riconquista palla proprio Lopez. Juan Lopez cerca di infilarsi da solo e poi ne viene fuori un bellissimo assist per il numero 88, il ragazzino terribile Andrea Bicego, che va a segno. Falli di squadra sono 6 a carico del Bassano, 5 quelli che gravano sul tabellino del Valdagno. Il bonus scatta al decimo fallo. C'è il gol, perdonate ma siamo stati distratti da questa situazione, c'è il gol di Luca Sordognez. C'è un'indecisione qui, un'indecisione della difesa valdagnese, Giovanni Zen ha avuto sulla stecca una pallina d'oro, non ha trovato lo specchio della porta, per buona sorte dei valdagnesi, e qui c'è un altro numero. Amici della Pallina Vulcanizzata, golasso al volo ancora del Boccia. Ancora Ordognez lotta su ogni pallina, qui va giù, lo mettono giù. Tutto pronto, batte Ordognez. Conclusione da manuale sotto la traversa da parte di Luca Sordognez, quindi 11 minuti alla fine di questa partita, Valdagno 4, Bassano 2. Maxi Orust non trova il tempo per girarsi, riparte Manuel Garcia, cerca di fare tutto da solo, poi trovano il tempo per una pallina dentro, il gol è di Jimenez in appoggio, ancora Bassano, c'è Garcia colpito, no, c'è fallo, c'era un fallo qui. Bassano pareggia 4 pari, cerca la conclusione Ordognez, viene messo giù, decimo fallo di squadra Bassano. Tutto pronto per la battuta, Lucas Ordognez contro Dal Monte, che riesce a fermare la conclusione di Ordognez. Ordognez dall'altra parte, non bravo Dal Monte qui a fermare la bordata di Ordognez. Aguaron trottola in area con Ordognez, Lopez, Ordognez, bomba! Bomba di Lucas Ordognez! Lucas!
Lopez adesso, Ordóñez, ancora Ordóñez, Lopez, Lopez. La palla che rimane nelle stecche del Valdagno, Bertoldi adesso vanno a uomo i giocatori di Massimo Belligio. E c'è la rete di Alberto Bertoldi, il numero 33 valdagnese. Il numero 33, Alberto Bertoldi. 1:35 da giocare, va Aguaron. Gliela para Cunegatti. Tutto pronto, qui va Lopez. Bravissimo scusate, Mauro Dalmonte gli dice di no. C'è Manuel Garcia adesso, Garcia cerca l'assist, Lopez parte da solo, Lopez cerca il numero, non lo trova. Riparte allora Manuel Garcia dall'altra parte, la bomba. Gol di Jimenez, pallina che rimane nelle stecche di Valdagno, termina la partita dunque al Palalido di Valdagno. Il derby se lo aggiudica la formazione di casa per 6-5 al termine di una partita a tratti veramente vibrante.